Dall'estremo difensore del Cotton Club all'estremo difensore del Cottini dei Servizi Assicurativi, Alberto Calassi, che oggi ha tenuto in piedi una gara che anche i propri compagni erano riusciti a tenere aperta, diciamo, fino al gol del 2-0. Rispetto alle ultime prestazioni, diciamo, che non erano state incoraggianti, avete cambiato tanti uomini, forse anche un po' il modo di giocare. Cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di una sfida che comunque sulla carta potevate anche perdere al cospetto del Cotton? Allora, non mi è piaciuto che se mantenevamo questa caratteristica avuta oggi in questa partita, sicuramente non facevamo 4 sconfitte nelle partite più importanti. Questo è quello che dispiace. La cosa contenta, cioè la cosa che fa piacere, è che comunque noi lo sappiamo che abbiamo giocatori di qualità. Abbiamo peccato un po' dell'esperienza, secondo me, a questo primo campionato in Serie A, ma io sono una persona che dice sempre: finché la matematica non ti condanna, non vedo perché uno non debba crederci. Saranno tutte finali queste che arriveranno le prossime partite, cercheremo di affrontarle al massimo. Uno spirito uomo, qualche nuovo uomo nuovo, una partita da non sbagliare è quella che vi attende comunque in casa, la prossima con l'Italia. Forse oggi avete ritrovato contro una squadra più forte un po' quella spensieratezza che avevamo visto nelle 7 vittorie consecutive, che comunque erano diciamo una sorpresa agli occhi di molti, ma che forse hanno sorpreso troppo anche voi, che vi siete un po' persi sul più bello. Più che altro ci siamo adagiati un po' sugli allori, nel senso, venendo da parecchie vittorie uno pensa che sia tutto facile, ma non è così. Nel girone di ritorno parecchie squadre si sono rinforzate, dovevamo cercare di mantenere sempre quella concentrazione che non abbiamo mantenuto. Abbiamo regalato tempi su tempi a ogni partita. Quando regali comunque sei in Serie A, come regali 10 minuti e prendi 2 gol, poi recuperarla non è facile. Quindi dobbiamo puntare soprattutto, secondo me, sull'organizzazione e sulla concentrazione. Domanda poi che poi è una curiosità personale: come hai tolto quella sfera di Zamperini dalla porta? Istinto, solo istinto. Lì anticipi la parata e un pizzico di fortuna la prendi. Grazie, in bocca al lupo Alberto Calassi per il finale di stagione.